Ma scusatemi, i porcellini Steve cosa droppano adesso? Vediamo, salve porcellino Steve, cosa mi hai droppato? Adesso mi droppa la Netherrack il porcellino! Un nuovo mondo corrotto, ragazzi, in Minecraft. Lo so, è il terzo che portiamo e credo che questo mi ha detto Fabio, cioè il ragazzo che mi ripara questi mondi, che sono una cosa clamorosa. Saluto Alessio, Emanuele e Monira. Se volete essere salutati in un video dovete scrivere nei commenti hashtag MinecraftIt, essere iscritti al mio canale, attivare la campanella e su tutte quante notifiche e arrivare a 2000 mi piace di questo video. Questo, ragazzi, lo è ancora di più, cioè quindi dovete lasciare un bel mi piace e superare i 5000 mi piace, ragazzi, perché tutti i video dei mondi maledetti, dei mondi corrotti, vi piacciono tantissimo e superano sempre 5000 like. Anche questo video deve superarli. Comunque, ragazzi, entriamo subito. Ragazzi, scusatemi un attimo, vedete anche il mio mouse, adesso tolgo la freccettina che sennò lo copro. Ma guardate, cos'è quel coso? Un piccolo Steve. Ma ragazzi, non ci sono mod. Non sto capendo. Vabbè, allora facciamo una cosa, entriamo in Minecraft. Mi ha detto che questo qui è un mondo maledetto. Ok, siamo già entrati, perfetto, buongiorno. Ho un libro. Sento anche il rumore di porcellini, allora magari era... No, ok, perfetto, non era un porcellino. Cos'era quello Steve, ragazzi? Che si vede. Allora, facciamo una cosa. Leggiamo un libro assieme che ci ha preparato Fabio. La particolarità di questo mondo è che quando trovi il portale per esplorare il Nether, niente sarà come prima. Perché, ragazzi, sapete cosa non abbiamo mai fatto quando abbiamo esplorato i mondi, quelli maledetti? Di andare a esplorare il Nether. E io avevo visto... Perché qua c'è un... Ok, vabbè, fa niente. Allora, avevo visto la chest che era spawnata. Vediamo cosa troviamo dentro, ragazzi. Secondo me c'è qualcosa di strano. Ok, per ora, per la prima volta nella storia di Minecraft con i mondi corrotti, trovo una chest fatta bene, ragazzi, senza problemi. Cioè, abbiamo già i primi attrezzi e il cibo. Allora, ragazzi, sarà tutto normale. Guardiamo, rompiamo questa torcia. Allora, una torcia che mi droppa un banner azzurro. Non è una torcia normale, assolutamente no, ragazzi. Rompiamo il legno, vediamo cosa ci droppa. No, dai, vabbè, ragazzi, allora, qualcuno qua mi sta prendendo in giro. Cosa me ne faccio io di una trapdoor? Ma perché, ragazzi, una trapdoor di iron? E poi i cancelli. Cancelli da chi li abbiamo avuti? Dall'erba? Cosa? Fermi tutti quanti. C'è... Shulker box? Dall'erba? Ok, che ho bisogno di immagazzinare... Cos'è stato questo rumore? L'avete sentito? Perché questo... Che cosa sta succedendo in questo mondo, ragazzi? Ok... non sto capendo. Allora, abbiamo rotto il birch e ci dà la trapdoor di ferro. Questo qua, cosa ci dà? Un wall di diorite. Ok, Minecraft, va bene, va bene. Allora, cerchiamo di capire un attimino dove si trova quel famosissimo portale. Intanto vediamo il poppy, cosa ci dà? Una sella. Ok, vedo molto dura questa situazione, ragazzi. Molto, ma molto dura. Per esempio, vediamo la stone, cosa ci dà. Scendiamo un attimino qua in caverna. Subito scendiamo in caverna, ragazzi, vediamo. La stone ci dà niente. La stone non ci dà niente. Ma cosa vuol dire questa cosa, ragazzi? Io come la trovo la cobblestone? Ok, Marco, devi rilassarti. Perché dobbiamo trovare il portale del Nether, tecnicamente. Vabbè, ragazzi, io... Cosa? Cioè, no, ragazzi, non sto capendo. Perché la glaze terracotta... No, l'erba ci dà cose di Dark Oak, i sapling. Calma, troppe informazioni assieme, ragazzi. Allora, facciamo così, cerchiamo questo dannatissimo portale. Perché sono curioso anche io di andare nel... là in fondo c'è un villaggio, ragazzi. Oh, c'è un portale! C'è già un portale fatto! Ok, meno male, perché craftare un portale in queste condizioni in cui Minecraft è completamente corrotto è un problema. Vediamo la pumping che cosa ci dà. Delle scale di cobblestone. Ok, delle scale di cobblestone a loro volta cosa ci droppano? Vediamo, perché a sto punto uno slab di mossi cobblestone. Allora, facciamo così, continuiamo a spaccare i blocchi, perché... Un pot e un fiorellino. Il pot, una rail. Io voglio vedere fino all'infinito. Fino a che punto arriviamo. Vediamo le snowball. Niente. Ah, però là in fondo, ragazzi, ci sono degli animali. Ok, ci sono degli animali. Cosa? Ok, come cacchio ci siamo arrivati fino a questo punto? Allora, dobbiamo rompere, se non sbaglio, non una shulker box. Cosa ci dà la shulker box? Delle stringhe. Allora, abbiamo imparato di non mettere nulla all'interno delle shulker box. Però abbiamo rotto un pezzo di wool. Io non mi ricordo come siamo arrivati al pezzo di wool, ragazzi. Vabbè, allora facciamo una cosa. Visto che ora siamo armati, abbiamo questa spada di diamante. A parte che riusciamo ad andare nel Nether, questa cosa è una cosa molto vantaggiosa per noi. Però cerchiamo di capire almeno se riusciamo a tirare fuori del cibo da questi animali. Perché una pecora mi ha droppato un pezzo Oh, che cavolo è successo? Quanta roba ci hanno dato? Oh, ci hanno dato degli oggetti incredibili, ragazzi.
Ma questo mondo corrotto è bellissimo. Voglio fare una vanilla solo con i mondi corrotti, ragazzi. Ok, questo ci ha dato un pezzo di conduit. Va bene, io lo piazzo qua. Va bene il pezzo di conduit. Però mi sembra che di aver visto anche una mucca. Eccola in fondo, ragazzi. Prima di andare nel Nether andiamo a vedere cosa c'è nella mucca. Quindi guardate tutto quanto il video, perché secondo me anche il Nether è una cosa un po' particolare. La mucca invece ci ha droppato un carpet. Però per lei dice grandi numeri non funziona così. Il carpet ci dà un notebook che a sua volta si trasforma in niente. Ok, ragazzi, va bene, va bene. Ok, non capisco il motivo. Comunque, lanciamoci un attimo nel Nether. Mi ha detto comunque che appena entravo nella dimensione del Nether, appena lo trovavo, c'è un cavallo però. Mi diceva comunque che sarebbe cambiato tutto. Io ho paura. No, fermi. Ci ha dato un pot. Aspettate un attimo, ragazzi. Il poppy lo mettiamo dentro. Rompiamo il pot. Ma io speravo che mi desse qualcosa di più bello. Vabbè, facciamo così, lanciamoci nel Nether. Nether, loading terrain, cosa sta caricando? Ragazzi, ho paura. Sì, Mara, ma perché stai loading terrain così tanto? Ehi, Minecraft, ok. Perfetto, siamo entrati, ragazzi, nella dimensione corrotta. Siamo dentro al Nether, che è tutto quanto super rosso. Allora, primi esperimenti di questo mondo corrotto. Cosa ci darà la Netherrack della Vul? Scusatemi, ma prima la Vul non mi ha dato mica tutti gli attrezzi belli. No, ora mi dà un bottone. Allora, proviamo a romperli magari col piccone di Diamond con fortuna. No. Allora, quindi la Netherrack, che è un materiale comunque infiammabile, ci dà della Vul che si infiamma e della Snow. Cioè, tutto quanto controsenso questo mondo corrotto, ragazzi. Proviamo a vedere magari anche il quarzo cosa ci dà. Ok, salve signor quarzo, come va? Ci dà della redstone. Redstone e diamanti? No, guardate, ho visto io male. Allora, ci ha dato della redstone. Quindi vorrei provare in compagnia vostra a vedere se, per esempio, ci dà questa redstone qualcosa di carino. No, il granito ci dà. Ragazzi, ma questo mondo qua, che senso ha di esistere? Io ve lo darei per giocare, ma non ha senso. Allora, rompiamo anche questo fuoco. Ma dite che la lava è buona e che i pigmen qua sono buoni. Allora, vediamo, proviamo a testare la lava. No, 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 fermi. La lava non è per niente buona, Marco. No, non siamo arrivati fino a quel momento, fino a quel punto di corruzione di... i funghi! Proviamo a vedere invece i funghi, le fence. Io so solo che fare una sopravvivenza in questo mondo corrotto, secondo me è impossibile. Però vi prometto che se arriviamo a 10.000 mi piace, provo a fare una sopravvivenza in un mondo corrotto senza lanciarmi qua sotto. Ve lo prometto, ragazzi, ve lo prometto. Comunque, a sto punto, mi viene subito da tornare nel mio mondo, perché alla fine... Ma... ho toccato il portale e si sono trasformati in Steve. What? Voglio tornare un attimo nel... Ciao Steve! Con una spada in mano. Ragazzi! Cosa è successo? Ma ho rotto un pezzo d'erba e mi ha dato una shulker. Ma cosa vuol dire che questa gallina è diventata un mini Steve? E i villager sono diventati degli Steve? Ecco perché c'era l'icona di Minecraft! Quindi quello lì tecnicamente era un porcellino Steve! Eccolo là il porcellino Steve, ragazzi! È vero, un porcellino Steve! Ma scusatemi, i porcellini Steve cosa droppano adesso? Vediamo, salve porcellino Steve! Cosa mi hai droppato? Adesso mi droppa la Netherrack il porcellino! Perché è cambiato, ovviamente! Ma, no vabbè, ragazzi, io veramente non ho parole per questa situazione qua di Minecraft, tutto quanto corrotto. Allora, facciamo così però. Io devo trovare del cibo. Dove diamine lo trovo il cibo in questa situazione? Perché io qua non vedo. Perché la mia ascia di legno non funziona anche? Le asce di legno non funzionano. I picconi di legno non funzionano. Io come li trovo? Proviamo a uccidere un villager. Magari lì ci dà qualcosa, magari, anzi no, proviamo a tradare, anzi no, ancora peggio, nel villaggio tecnicamente ci sono degli oggetti, tipo per esempio dei raccolti, con del cibo, là in fondo. Ok, allora, a parte che ci sono, le galline, proviamo a vedere cosa ci danno le galline invece. Salve, i conduit, è vero, ci danno i conduit. Lì c'è un villager con un cappello, ma cos'è questo Steve un po' buggato? Allora, vediamo cosa ci danno le patate della Vul Blu. Allora, se non ricordo male, vediamo cosa ci dà la Vul Blu. Magari ci può dare qualcosa di emozionante che ci può servire. No, ragazzi, un fiore no, io non lo so. Questo mondo qua di Minecraft è troppo corrotto. Voglio vedere, almeno la cobblestone cosa ci dà. Gli occhi di ragno, il letto, la lana rosa. Qua nella chest c'è l'altra ossidiana per entrare nei portali. Le porte cosa ci danno invece? Boh, ragazzi, io non ho, ve lo giuro, parole. Non ho parole per quello che sto vedendo.
Ok, delle scale di quarzo. Vabbè, vabbè, ragazzi. Io credo che questo mondo corrotto, ragazzi... qua ci ho dato un pane! Abbiamo trovato il cibo! Abbiamo trovato il cibo, ragazzi! La nostra missione si può definire compiuta! Abbiamo trovato il cibo nel mondo corrotto! E fidatevi che non è per niente facile questa cosa! Vabbè, proviamo a vedere per ultima cosa gli alberi di quercia, senza quelli, senza, come si dice, il coso attorno, adesso mi salta il nome, ci danno delle spugne. Ok, le spugne invece a loro volta cosa ci danno? Io adesso voglio arrivare all'ultimo stage di quello che ci droppano le spugne. Ci ha dato uno shulker box grigio, poi vediamo cosa ci dà lo shulker box grigio a sua volta, della dust. Ragazzi, io sono veramente disperato. Ogni volta che apriamo un mondo corrotto, troviamo sempre cose peggiori. Vabbè, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale se ancora avete fatto. E scegliete uno dei video qua davanti. È importantissimo. Iscrivete hashtag Minecraftita per essere salutati in un prossimo video. Da Marco è tutto, ragazzi. Ciao!